Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Eldritch Albatz. Questo deck è stato costruito utilizzando il 3x dello Structure Deck Attacco di Albatz più una piccola base Eldritch e qualche carta generica facilmente reperibile. Il deck quindi è piuttosto budget, dato che tutte le carte Eldritch presenti nel deck sono state ristampate nella Maximum Gold Eldorado. Detto ciò, il deck ovviamente è un deck control molto molto divertente da giocare ed è un'ottima base poi per andarlo ad evolvere in un deck più competitivo. Detto questo, procediamo con la deck profile, doppia copia del caduto di Albatz. Carta fondamentale, lui quando entra normal o special vi permette di fare da super poli, però dovete scartare una carta e ovviamente serve per andare a fare tutte le fusioni che lo richiedono come materiale. 3x di Springance Kit, lei è veramente buona, è la carta che volete vedere in mano perché vi porta la fusione marchiata. Una volta che ha risolto Kit e fusione marchiata, quando avete anche lei sul terreno, riuscite a fare praticamente tutte le combo con le carte di archetipo marchiato. Poi, monocopia di Albion, è un nome in più Albion, quando è nel cimitero il suo nome diventa Caduto di Albatz, è un grossone che serve poi per andare a fare le varie fusioni. Questo è il reparto, praticamente Albatz, all'interno del deck. Ovviamente, se avete a disposizione Aluber, togliete Kit e inserite Aluber e volendo potete anche togliere Albion. Aluber, vi ricordo che sarà ristampato all'interno di Ghost from the Past 2, quindi tra poco sarà molto più accessibile come carta. Poi procediamo con il reparto Eldritch, doppia copia del Golden Lord. Allora, il reparto Eldritch sinergizza particolarmente bene con il comparto di carte marchiato. Ad esempio, il Golden Lord lo potete utilizzare come materiale da fusione per Albion, quindi se avete già la fusione marchiata o vi siete portati la fusione marchiata, potete mandare il Golden Lord più un caduto di Albatz al cimitero per andare a fare Albion. Sfruttate Albion, però potete anche riciclarvi Eldritch per il suo stesso effetto, quindi avete già accesso al Golden Lord. Poi procediamo con le altre carte, triplice copia di Erdland che vi porta il Golden Lord oppure una carta Golden Land e quando finisce al cimitero vi permette di mandare dal deck al cimitero sempre una carta Golden Land. Poi triplice copia di Sanguigno Scarlatto, veramente molto buona come carta, vi porta il Golden Lord dal deck sul terreno oppure dal cimitero, ve lo resuscita sul terreno e quando è nel cimitero la potete bandire per andarvi a settare o Conquistador oppure Acuero. Conquistador e Acuero hanno due effetti che si attivano quando c'è il Golden Lord sul terreno. Conquistador spacca una carta scoperta controllata dall'avversario, Acuero banna una carta dal cimitero ed entrambe quando sono nel cimitero le potete bandire per andarvi a settare Sanguigno. Quest'ultimo effetto è attivabile solo nell'end phase. In generale queste carte, magie e trappola, se avete necessità di averle al cimitero, potete andare a sfruttare gli effetti dei mostri Albatz, come ad esempio quello del caduto di Albatz. Quando entra normale, potete fare una fusione utilizzando i mostri dell'avversario, vi richiede di scartare una carta dalla mano. Quindi queste sono tutte carte buone per essere scartate, o ancora meglio, questo succede quasi sempre con Lubellion. Lubellion quando entra vi permette di evocare un'altra fusione, però dovete scartare una carta e quindi queste qui vi tornano utili anche in combinazione con le carte Albatz. Poi loro vi danno praticamente tutto accesso al Golden Lord. Poi procediamo con il reparto HT, triplice copia di Ogre, la trovate all'interno dello Structure Deck Attacco di Albatz, una delle migliori HT che ci sono nel formato, veramente ottima. Poi 3x di dissimulatore di effetto, anche lei disponibile all'interno
dello Structure Deck Attacco di Albatz, come anche la mono di Richiamato dalla Tomba. Diciamo che lo Structure Deck mette a disposizione veramente una grande quantità di carte utili al momento, come queste tre. Sono tutte e tre delle carte veramente molto forti. Poi, triplice copia di Extravaganza, anche lei ristampata all'interno di Attacco di Albatz. O bandite 3 e pescate 1, o bandite 6 e pescate 2. E per concludere il reparto dei solenni, composto dal 3x di colpo solenne e 3x di giudizio solenne, carte storiche del gioco, veramente facilmente reperibili, hanno un'infinità di ristampe. E poi la doppia copia della prigione del drago di ghiaccio. Questa è un po' più difficile da reperire, però è stata ristampata all'interno del Mega Teen 2021. Io vi consiglio caldamente di recuperare questa carta, perché all'interno di questo deck è utilissima, in quanto vi toglie all'avversario carte come Dragoon, che sono devastanti. Inoltre, proprio Dragoon è una di quelle carte che potrebbe tornare molto popolare con l'uscita di questo Structure Deck, quindi prendetela, perché vi risolve tantissime situazioni. Detto ciò, procediamo con l'extra deck, composto ovviamente da 15 carte. La maggior parte delle carte sono le varie fusioni marchiato. Doppia copia dello specchio Giada, il drago lama ghiaccio, veramente molto molto forte come carta. Già solo l'effetto rapido che vi permette di bandire un mostro dell'avversario senza targettare è enorme. Poi triplice copia di Lubellion e triplice copia di Albion, loro due quando entrano vi permettono di fare fusioni. Monocopia di Titaninclad è buono quando ve lo mandate al cimitero per a darvi poi un caduto di Albatz. Carte che potrebbero tornarvi utili: Preda Pianta, Drago Stapelia e il Venom. E poi numero 61 e Pleiades per andare a togliere le trappole Eldritch, monocopia di Verte Anaconda e monocopia di Ragno Link. Lei la fate sempre con una carta, una trappola Eldritch che avete evocato. Preda Pianta, Verte Anaconda ovviamente vi serve per le varie fusioni. Loro due volendo possono essere sostituiti, come anche loro tre. Diciamo che queste 5 carte volendo potete tranquillamente cambiarle. Detto ciò, questo è tutto per quanto riguarda questa lista di Albatz Eldritch. Prossimamente vedrete questo piccolo, diciamo, archetipo unito ad altri archetipi. Porterò altre liste, ad esempio con Invoked e roba varia. Quindi rimanete sintonizzati sul canale, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video.